Un saluto a tutti, cari amici di YouTube. Adesso vi volevo parlare di cartoni animati. Come adesso sappiamo che la Walt Disney, la Warner Bros., i manga hanno tutti dei messaggi subliminali a sfondo satanico oppure a sfondo sessuale o anche a sfondo politico. Ma non è proprio sempre così. Dai cartoni animati si possono anche imparare dei sani principi, come a vedere lo studio Ghibli, tutti i film dello studio Ghibli potete imparare la vera morale della vita, il significato dell'amicizia, dell'amore, della famiglia, di tutto. E anche della natura, del mondo intero e del modo di vivere. Questo spiega guardando il studio Ghibli e anche guardando poi i cartoni animati come la famiglia Griffin, non solo vi faranno divertire, ma vi insegneranno anche loro, così sia la famiglia Griffin americana che One Piece, tutta la Rembaggio, un manga giapponese, vi possono insegnare tutto quello che è l'amicizia e anche l'amore verso la famiglia. Infatti, vedete, One Piece sono un gruppo di marinai che tra di loro si amano, si vogliono bene, si aiutano a vicenda e l'uno non può stare senza l'altro. Così come a Peter Griffin, che ama molto stare con i suoi amici, a scolarsi birra, lo so, però quella di Peter Griffin, John Watson, Glenn Quagmire e Cleveland Brown sono proprio amici speciali per Peter Griffin, che Peter Griffin non può stare senza di loro, ovviamente. E Peter Griffin fa di tutto per aiutare i suoi amici e farebbe di tutto per restare assieme ai suoi amici. Peter Griffin possiamo dire di tutto tranne che un traditore. Possiamo dire che odia la sua figlia Meg perché è brutta e gli fa degli scherzi giusto per divertirsi, scorregge in faccia, questo e quest'altro. Però è molto amico a suo figlio Chris ed è anche molto amico al piccolino Stewie, anche se Stewie è più amico al cane Brian che al resto della famiglia. E Peter Griffin poi insegna anche un'altra cosa, l'amore per la propria moglie. Lui non ha mai picchiato sua moglie in nessuna delle puntate. L'ha sempre amata, rispettata e gli è sempre piaciuta fisicamente, e quello è vero amore. Perché ci si vede in parecchie puntate in cui lui la spia di nascosto perché dice che è molto bella, infatti si amano alla follia da sempre, anche dopo il matrimonio. E questa è già una bella cosa, che Peter Griffin ami la moglie fisicamente, tanto da eccitarsi, da arraparsi, anche se poi dicono di Peter Griffin tante cose brutte su di lui. Ma non è sempre così. Peter Griffin è anche un bravo uomo che ama la sua famiglia e i suoi amici. Poi i messaggi subliminali spesso sono nella Disney, ma anche nei Simpson, nella Warner Bros., pure in ogni film del cinema hollywoodiano ci sono parecchi di messaggi subliminali di cui uno deve stare molto attento. Altrimenti potrebbe fare anche cose contro natura o contro morale. Quindi quando vedete questi film, badate anche alla morale del film e non fatevi prendere dai messaggi subliminali. Con questo è tutto, un abbraccio dal Gran Mitico.